Amici, benvenuti in questo nuovo video di Sunplay. 096 Oggi facciamo la reaction su Udinese Napoli. Io mi sento che oggi vinciamo, tu che dici? Vinci? SMS. Sì. Vinciamo? Per forza 2-0 clean sheet. 1-0 clean sheet. Io penso che l'ultimo clean sheet l'abbiamo fatto quando ci stava ancora la lira. No. Comunque oggi vi parliamo con i nuovi microfoni, fateci sapere se ci sentite bene. Abbiamo fatto un investimento, abbiamo acquistato i microfoni nuovi. Che bello, che figata, senza filo? Figo, eh? Ma però sono le 7 ancora presto, siamo messi qua soltanto giusto per. O mettiamo un po' di Atalanta, via, che è iniziato il primo tempo clamorosamente. Il Ci secondo, vediamo. 1-0 per la Salernitana, speriamo finisce così. Ci vediamo al fischio d'inizio. Vai, vai. Allora, è successa una cosa assurda. L'Atalanta è finita 1-2. 1 a 2, vinceva 1 a 0, la Salernitana ha perso 1 a 2. La palla sul Purtroppo. dischetto, stiamo per partire. La Fiorentina deve ancora giocare, no? Fiorentina già giocato, non mi ricordo. Chi gioca la Non Fiorentina? Vabbè, lo so. insomma. Partiti, nuovo possesso per il Napoli. Abbiamo detto 2-0. Secondo me, oggi a sorpresa ha schierato Lindstrom. Secondo me, segna lui. Doppie Anguissa e Lindstrom. Due che non segnano, di loro che non segnano mai. No, Vediamo che succede. Anguissa ha fatto fallo invece. Calcio d'angolo, Perché non riusciva a però io ho detto che segna segnare? Lindstrom. Se lui va a battere il calcio d'angolo, come fa a segnare? Deve tirare, poi deve fare una corsa al centro e segnare? Sì. Si blocca al solito da Zan, bene. Al solito, vabbè, in realtà Jesper sta vicino a... Ah, ecco ragazzi, allora un minuto di silenzio perché se immagino nel 1976 c'è stato un terribile terremoto in Friuli, noi sappiamo qualcosa dei terremoti, che ha distrutto No, voi dovete parecchie se volete avere qualcuno che vi parla di terremoti, ci siamo noi che ogni volta dobbiamo cose. soffrire. Mamma mia, stamattina ne ha fatti altri due. Aspetta, un attimo. Dobbiamo fare un poco più sotto la cosa perché si vede troppo sopra. Vabbè. E che fa? Centro giusto, giusto io con la testa. Minuto di silenzio, finito, si ricomincia. Batte il corner. Vediamo che succede. Ma che ci vuole? Arriva. Palla spazzata. Cajuste! Cajuste! Battuto. Oh, era troppo Palla strano se fuori. segnava Vabbè, Cajuste. poteva. Samardžić. Samardžić ce Naso. lo voleva a Napoli, però non si mise d'accordo perché il suo procuratore, che è il suo papà, chiese troppi soldi, i terreni se non glieli ha Ma potuto dare. veramente, certo, tu il procuratore della squadra di Udinese. No, il procuratore è personale del giocatore. Tiro! Ribattuto! Ma no! Samardžić! Oh, Minchia! ferma! Mamma Meno male! mia! Meno male che la spara fuori Meno male che è Samardžić! Il orribile questo procuratore è tiro. un uomo che di lavoro segue un calci più Che ti calciatori. spat? Più calciatori segue. E diciamo che fa il da tramite con la società per capire gli ingaggi, le squadre dove deve andare, eccetera. Wow, questo la metteva di 10 centimetri più, Uscita cioè, fuori di un metro se la e metteva un po' più precisa, questo mezzo. segnava. Uscita di un metro e Si è mezzo. bloccato un'altra volta da Zan, Era va babbo. bene. Questo corner mi fa paura per l'Udinese al Ti fanno paura tutti i 42esimo. corner, no? Da In ogni generale sì, volta. perché sulle palle da fermo siamo un po' scarsini. Ma come finisce da Zan di Samardžić si è in meta, vabbè, bloccato? E rinviato. basta! Si Cioè, blocca mi la ha fatto capire che è connessione. Di Lorenzo. Il problema è guardare questo live. Fermalo, non lo far tirare, non lo far tirare, non lo far tirare, Oh! meno male! La girata! Di chi? Come si chiama? Questo pare Biol. Ah, è Biol. Biol, sì. Meno male che l'ha girata fuori. Mi sa che su questa azione si spegne il primo tempo. Al centro riparte il secondo tempo. Fermalo, fermalo, esce Niente. Meret, vabbè, blocca, facile. Facile per Alex. Io adesso non è stato proprio Muoviti. impegnato. Ragazzi, una cosa allucinante, voi Pochissime rendete conto azioni. che la statistica dice che i primi 45 minuti non c'è stato un tiro in porta. Allucinante, per nessuna delle due squadre. Non è una partita, è una passeggiata. Chiudi questo, chiudilo, chiudilo. Oh, Caio! Che giusto, tira! Parata! Paolo! Madonna! Non si mette, non ci Mamma mia! Ma arriva! come fate? Ma Ma stava Caiuste! troppo defilato, troppo angolato. Non si mette, non riesce Ma nel sto tapin. Caiuste non segnerà mai nella sua vita, sto Mamma mia, ci Caiuste! ha provato. Guarda dove Sta stava quasi in calcio inguaiato! d'angolo. O Sì, doveva tirare una bomba alta.
casa di Osimhen. O doveva metterla secondo te, se là ci stava Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo segnava. Maradona, Pelé, Gesù, un cammello e Superman. Erano dei giocatori fortissimi. Però è nell'aria, perché io vedo che stiamo attaccando, è nell'aria. Secondo me segniamo, è nell'aria. No, dobbiamo far segnare. Dai, Secondo me vinciamo 1-0. Metti un grosso non stiamo giocando grossare, Matteo Politano. Arrivati, vede gol! Osimhen! Ci arriva Victor. Perché non esulta? Perché è stupido. Perché già c'è la testa, secondo me se ne sta andando. Cioè se ne sta andando con la testa. Questo è Napoli, lo odia. Già sta a Parigi. Vabbè, basta che segnate, ah. Ottimo questo gol, dai. Madonna, arriva il tiro. Grande parata di Meret che si distende sulla sinistra e para. Mamma mia. Che parata di Meret. Tra l'altro, papà. Era facile perché era un po' coperto. Bella parata. Basta che si blocca! Basta! Dobbiamo chiuderla sta partita, ragazzi, non la doppiamo, bisogna chiudere la partita, altrimenti va a finire la perdiamo. E basta! E dai! Che... è una connessione che senti, io la butto la Zara, non posso fare Sky. L'anno prossimo ne parliamo. Ma adesso io facciamo Sky, no, è sicuro al 91%. Perché basta sta Zara. Sì, ce l'avete voi il problema. Non sei connesso, non ti rendi conto. Non c'è fallo, continua, non c'è fallo. Abbiamo dovuto mettere al computer. Dai, cambia. Osimhen, il doppio. Finalmente l'ha chiusa. Perché non esulta? Non lo so, non lo capisco questo. Se non esulta mai. Vabbè, importante che l'abbiamo chiusa. Dai, ci servivano questi 3 punti. Cosa vuole? Fuori gioco. Di bar? Fuori gioco. No, è già. Scherzando. Osimhen. Qui è regolare. Poi? Fuori gioco, si ferma. Fuori gioco, porca miseria. Ma questo non stavo manco a vedere, questo è fuori non gioco. Non la chiudiamo neanche. Assurdo. No, vabbè, eh. Non lo dovrei neanche a vedere, ma stiamo scherzando. Mamma mia. Dai, mancano 3 minuti, stringetevi, mancano 3 minuti. Oh, attenti! Chiudilo, chiudilo! E te pareva! E ti pareva, potevamo mai chiudere una partita senza prendere neanche un gol! Potevamo mai chiudere una partita senza prendere gol! Calmati! 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 Non ce la posso fare, ogni partita ma via gol! Ogni partita dobbiamo avere gol! Pure contro l'Udinese, che è quasi ultimo in classifica, siamo riusciti a fare un gol. Assurdo! Che è 29 punti, o questo fa 30! Da. È finita, dai, questo mi fischia, 95esimo! Se vogliono vincere, questi! E finisce qui, un altro sciocco 1-1. Ah, non vedo l'ora che finisce questa stagione, mi chiedete, quest'anno è stato ogni l'incubo. Volta io dico quando è che finisce questa stagione. Quest'anno è stato l'incubo. È uno schifo. Quest'anno è stato l'incubo. Campioni d'Italia che vanno a finire in ottava posizione. Meno male che hanno aggiunto la nuova regola che l'ottava va in conferenza di gara, la sesta e la settima in Europa League, almeno. Teniamo, non dico tante, ma qualche speranza di andare in conferenza. Anche l'Italia arriva ottavi, dai. Dopo, mentre fa la pubblicità, noi vi salutiamo, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, commentate e diteci come ci sentite con i nuovi microfoni, ok? Se ci fate qualche commento, qualche complimento ci fa sempre piacere. Comunque mi raccomando, ragazzi, nel post, quando vedete quando... No, niente, scusatemi. Comunque, scrivete i risultati... esatti sempre nei post e continuate a supportarvi. Supportateci e fate iscrivere i vostri amici al nostro canale, dobbiamo crescere. Dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Papi. Da Samuele. Ciao. Ciao. E ridi.